Nella seconda metà del secolo XV, sotto l'incalzare delle armate turche, profughi albanesi provenienti dall'Epiro e dalla Morea vennero accolti nella Calabria settentrionale, in territori soggetti ai Sanseverino, principi di Bisignano. Le colline che si elevano dalla piana di Sibari verso la Sila, tra Corigliano ed Acri, ospitano 6 comunità di origine albanese, poste a poca distanza l'una dall'altra: San Giorgio Albanese, Busatti, Vacarizzo Albanese, Vacarizzi, San Cosmo Albanese, Strigari, Macchi Albanese, Macchi, San Demetrio Corone, Shunmitri e Santa Sofia d'Epiro, Shunsofia. Secondo una tradizione orale, da Vacarizzo si sarebbe ben presto staccato un gruppo che preferì stabilirsi nelle vicinanze del santuario dedicato ai santi Cosma e Damiano. Qui, sul crinale di un colle che a est scende ripido verso il torrente Sabatino, si formò il nucleo originario di San Cosmo Albanese. Situato tra la Serra della Cresta e il Mar Ionio, il luogo gode di un clima mite, quanto mai adatto alla coltivazione dell'ulivo. Le campagne sono ammantate di uliveti e i frantoi, che producono un olio rinomato, sono al centro di una intensa attività economica. Buona parte della popolazione si dedica come un tempo ai vari lavori agricoli, mentre da qualche decennio l'allevamento degli ovini è in declino. A San Cosmo, nel corso di questo mezzo millennio di storia, la vita è fluita sempre uguale, senza scosse, senza avvenimenti importanti, sempre imperniata sul lavoro e su semplici svaghi, come il gioco della ruzzola, roglia. Le donne sanno ancora preparare con maestria i dolci tradizionali. Nelle più varie occasioni non è raro ascoltare i canti albanesi, canti di nostalgia per la patria abbandonata, rievocazioni delle gesta eroiche dei padri, canzoni d'amore. Strigar ha un'anima profondamente religiosa. La prima presenza storicamente accettata è quella di monaci basiliani. Una bolla pontificia del 1084 estendeva la giurisdizione dell'abate benedettino di Cava dei Tirreni al monastero basiliano dedicato ai santi Cosma e Damiano. L'attuale santuario, ingrandito negli anni 60, è abbellito da mosaici e pitture bizantine eseguite dall'artista cretese Nikos Yanakakis. Il santuario è meta continua di pellegrini. Alla fine di settembre, in occasione della festa, essi affluiscono a migliaia, molti anche a piedi, per testimoniare la loro fede e chiedere la protezione celeste. Grazie alle loro offerte è in avanzata fase di costruzione una casa di riposo per anziani. Saliti a 1100 nel 1951, oggi gli abitanti di Strigar sono meno di 700, lo stesso livello del 1849. Eppure, nonostante le sue ridotte dimensioni, questa comunità ha dato i natali a personaggi illustri. Agostino Tocci, autore di una storia di Giorgio Skanderbeg, composta nel 1645. Donato Tocci, martire della Repubblica Partenopea. Francesco Maria Tocci, patriota giustiziato durante la rivoluzione del 1848. Guglielmo Tocci, perseguitato dai Borboni, deputato al Parlamento nazionale, autore di molte pubblicazioni di carattere storico-giuridico. Terenzio Tocci, insigne uomo politico e giurista, giustiziato in Albania con l'avvento del regime di Enver Hoxha, 1945. Padre Teodoro Minici, archimandrita della celebre abbazia basiliana di rito bizantino di Grottaferrata. Ma il maggior titolo di gloria di San Cosmo Albanese è Giuseppe Serembe, lirico ispirato, che nei versi trasfuse le amare esperienze di un'esistenza travagliata, tanto da essere considerato il Leopardi albanese. Giuseppe Serembe nacque a Strigar da famiglia agiata il 6 marzo 1844
E ancora bambino, quando il padre, per l'attiva partecipazione alla rivoluzione del 1848, è costretto alla latitanza al fine di evitare l'esecuzione della condanna capitale infittali. Quando lo rivedrà, finalmente graziato, si troverà di fronte un uomo minato nel fisico, che alla morte lascerà il figlio ancora adolescente. Giuseppe, come tutti i giovani Arbrèche di buona famiglia, inizia i suoi studi nel collegio di Sant'Adriano, dove l'influsso culturale del Derada è preponderante. A San Demetrio, a quasi 14 anni, si mette in luce con la canzone del primo amore, un fresco componimento ispirato alla lirica popolare. Può sembrare l'inizio di una promettente carriera e invece, pochi mesi dopo, deve abbandonare il collegio. La sua sorte comincia a delinearsi. Come il padre, entrerà in contrasto con la società che lo circonda. Il 7 ottobre 1861 scrive una delle più belle poesie d'amore. Immagina che la ragazza pianga lui morto in guerra, pentendosi di non aver corrisposto al suo affetto. Meno di un anno dopo, il 24 agosto 1862, lo spirito già travagliato del poeta subisce un nuovo trauma. Lo zio, Vincenzo Vinacci, unico sostegno della famiglia dopo la prematura morte del padre, viene assassinato dai briganti. Nella Trasfigurazione poetica è la tempesta che scende devastatrice dalla Serra della Cresta. Friti vorrei, zubora e scio, ca Serra Cristi giunva gmoi, erdo cotena tu endai turmagliat, c'puti gliugliat e mua m'doggi. Giuseppe rimane sconvolto, incapace di reagire. E u ndogna e rova siguri gli umit, pa fare ndis se cusce cian. Solo dopo 4 anni sentirà nuovamente i palpiti d'amore. Si tratta sempre di amori impossibili che restano nel regno dell'inespresso. Altra evasione è il lavoro intellettuale da cui si aspetta un riconoscimento che lo sollevi al di sopra dell'ambiente meschino. Adesso studio il tedesco e sto perfezionando l'italiano e il francese. Spero di eseguire varie traduzioni dal latino ed approfondirmi sulla parte filologica e filosofica della lingua. Ho robustezza da poter studiare 12 e 13 ore il giorno e mi basta. È in rapporto epistolare con il Camarda, ma soprattutto con il Derada, che considera padre e maestro. Compone la ode dedicata a Dora d'Istria, rivelando un ardente impegno patriottico per la liberazione dell'Albania. È anche il periodo in cui si lega di amicizia con un figlio del Derada, Giuseppe, nel quale ritrova una straordinaria consonanza di idee e sentimenti. Ciò nonostante, il poeta si sente solo e angosciato. Se u yami vette che per strigari pagneri, me kshili un cimovret e me zomer ndohiri. L'inquietudine lo spinge a continui vagabondaggi. Ustura andata siete de porsigli, spassiova shum der siu, der tanat, uuglia donadusciet fioia uisi, ungita ndu grami si bierra fat. Nella sua vita errabonda, il poeta rimase sempre legato al piccolo paese silenzioso, avvolto dal tepore della vita. Catundi ciurichet, tetroli ivon, era e rieth de jets, te giumi mblei.
Già in viaggio verso le Americhe mandava a Strigar un ultimo vibrante saluto. Shokatundi, malintun, malifort, choskatun, faglia chices, faglia spis, faglia ghitko piglioris. E ricordava con rimpianto il luogo incantato di una presenza affascinante e delle allegre comitive di amici. Oh, chi shesh, oh, chi ospi, si chestin një dit, se kin julien më të mirë të kopshtit të. Oh, si ndine jagir, ki vendi gjer, me jonësit të shokuvet të shprishur. Là era la casa paterna, dove ormai, avanti negli anni, si ritirava a meditare in solitudine e a vagheggiare un tempo lontano, quando l'amore gli colorava la vita. E Maria, che tu mi, mumbionte spia, curumbidem, i varesulit cagliela, rethulit pranam vughet vet mia, cungrag mochede di cirimet fela. E ezin, kiel ne deun menoer, pomali nën gëlljeget më ndonjëherë. Zdrepur të kopshti, shtigem të njësjet, i pështjel ndato ljullje e ndato barë, e njallen të pindiksur ata vjetë, kur paravera në gëmëgjoj të vrarë. E dalje dalje, e ljer e ljer, e qetë, duket se vajza ngrëget e më fjetë. A poca distanza era la chiesa che gli richiamava l'incontro con il primo amore. Ish një di e ljumenat, drit madhe, gazgjat, do la jasht e si ish njeri, kisha pen e jogzi, me shamade një se bie e ka kisha trut ishtie, po kjo zëmer u gëzua kur një vashes u buftua. Kur të sheshi ajo voshkonej, i tërë sheshi dritsonej, lambarisin atasi që sëruoj ndo njëri, e si fjutur e se lje, vej mbëkish e bëne i he. Dalla casa lo sguardo spaziava sulla piana di Sibari e sullo Ionio. Dejti un guq e chi e la uccelli, ruoni dirin se është dejt. Dalla collina di rimpetto all'orto gli giungeva il verso del cuculo. Mori cuche, mori cuches, c'è condon tindat ciuches, cuchia, condona te i proit, ritegliisi, si per croit. Errando per il bosco gustava le malie di una natura selvaggia e incontaminata, alla ricerca di un improbabile incontro. Marë du feken, për gjavi nga menatu jashtë të dalë. Ecin qersa, ecin grami, dërë për renjet thelit maj, gjin dë gropa edhe ndë shpela, sa largoge mu ka gjela. E kulton u kur qiqërinjën gardulikjat për ndë pilljat, kur të ljumi finjën zinjën, rolje rolje të vën kopilljat, kur ka qukat ljullëzora, shkonjën thirma jonësora. Danjë rike e korkore, shkonjë murrizat edhe puqet, pas të vinë u kjetë lje, pjotë me malë të ruonjë bubuqet, vetë një të putë e iki pranë, të rindelen kënka anë mbanë. Dopo l'unità d'Italia, a San Cosmo, come in tutto il sud, la situazione economica volge al peggio. L'emigrazione resta l'unica alternativa. Catapultato da Strigara alla corte brasiliana, il Serembe non tarda ad entrare in rotta di collisione con l'ambiente dominato da corruzione e intrighi. Si sente piombato nel regno del diavolo, ma è anche l'inizio di un calvario. Ed ebbi schiaffi, pugni e calci tanti che ancor gilonta a me plorar mi face,
e fui frustato in ceppi sì pesanti che ancora io sento il duol vivo e mordace. Il 14 maggio del 1875 è talmente disperato da pensare al suicidio. Solo la fede in Dio gli dà la forza di superare la tentazione di farla finita. Per terribili castighi avuti da Dio, abbandonai precipitosamente il Brasile. Ora è troppo tardi. Arrivo da Nizza a piedi e in uno stato che fa orrore. Vendei paltò e soprabito per vivere lungo la strada. Sono scalzo e morente dalla fame. Arrossisco, ma la mia sventura non ha limiti. Finirò a scomparire come una meteora. Negli anni seguenti si dedica alla composizione di un grandioso poema in 120 canti e circa 200.000 versi, di cui, sfortunatamente, non è rimasta traccia. Solo grazie agli amici nel 1883 pubblica a Cosenza una silloge di 5 poesie italiane e 32 traduzioni di poesie composte originariamente in albanese. In elegia, il suo capolavoro, alla sofferta confessione subentrano l'estatica contemplazione della natura, l'anelito a elevarsi nei cieli, il ricordo di allegri compagni ora dispersi per il mondo, l'aspirazione a un amore capace di far accettare la stessa morte. Nel sonetto Pensiero notturno la sua fantasia assurge a potenza dantesca. Nell'oscurità, con la mente percorre i cieli, perviene alla fonte del tempo, supera le stelle, si perde in un mare di fuoco, fino a pervenire al cospetto di Dio. Il sentimento religioso si esprime con accenti di acceso misticismo e di fiducioso abbandono nelle mani di Dio. Mira, Signor, nel fondo delle miserie io sono. Un duol grave e profondo di gioventù mia consuma il fiore. E attendo e spero, e mai sorge l'aurora della pietà de tua, del tuo perdono, su questo afflitto cuore che langue e geme, si tormenta e muore. Frequenti e ricche di pathos le invocazioni alla Vergine. I grisa giugno ed è giugenzaita, gno sit tim megliote di terta, e gli osa spirtim, zomore ne terta, ed è pizzum bucoz gaddita vaita. Corzene zomra tecti me malto tel, potirri largu, e non muriamo pret, telmece dei tiger, ciomo porfin. Come ogni strigariota, confessa ai santi medici i suoi affanni e ne invoca l'aiuto. Dei, oste crunta iuai, scintra fan mir, e dita viene scunden megare. Iuruni kit catunt tu embior mece, de gindia caiu pret tum biedo gir. Scioitrat but, via, terni muac togliot, ciò zumre diegur, mose casit nzir, tu e pritur e surtur, ciò dite mot. L'indubbio successo dell'opera non acquieta il poeta. Un recensore che lo incontrò nello stesso 1883 lo descrive con i capelli lunghi e scompigliati, ma con un moto mirabile di luce negli occhi. Un sognatore romantico, una specie di Poe o Nerval, sceso dai vicini monti albanesi. Nel febbraio 1895 è a New York, deciso a inserirsi nella società americana e a far valere le sue eminenti capacità. Potrei ben accontentarmi delle mie sole cose albanesi, dove indiscutibilmente io sono uno dei più grandi poeti del mondo. Deluso nelle sue aspettative, lascia però ben presto gli Stati Uniti. Nel febbraio del 1897 è sicuramente in Argentina,
ristampa il suo canto addio, aggiungendovi un accenno alla lega di Prizren, e nell'agosto del 1898 compone l'ode in morte di Pietro Irianni. È il canto del cigno. Le ultime lettere rivelano solo l'estremo, disperato tentativo di opporsi a un destino che lo travolge. Fugge in Brasile, da Mococa a San José, da Rio Pardo a San Paolo. Quando ormai si sente strangolato da preti e politici, riaccende la sua indomita ribellione. Se con rabbia impotente batte i pugni al muro, sa però di essere un santo, anzi, il capo della cristianità. In un giorno imprecisato del 1901 viene trovato morto nella piazza del mercato a San Paolo del Brasile. Fino all'ultimo aveva vagheggiato di concludere la vita travagliata nella pace del paese natio. Sull'Ionio dirimpetto e tra quei monti dove mesto gorgheggia il rossignolo, dove brillano l'albe ed i tramonti mentre la tortorella spiega il volo, sul margo dei ruscelli e delle fonti che scorrono bagnando quel bel suolo, nei noti boschi pieni dei racconti d'un dì che il mio pensier rimembra solo, tra gli uliveti e i fiori delle valli, ove delle fanciulle sgorga il canto che in onda con melode le convalli, sia col vento o col mite venticello vorrei compir la vita quieto e santo nel mio nativo ed amoroso ostello. Per le vie silenziose di Strigar la sua presenza è ancora avvertibile. E fosse il mio ricordo sulla terra a coloro che amai, come fragranza di lieta primavera in densa serra, o pari a melodia che in lontananza sode col venticello della sera.
Vienar d'Oriena, ma Vienar d'Oriena, ma Vienar d'Oriena, che deco ye. Sconti manduli si chiermeglio fa, leug zonku dovete, me congenton de nostalgiche, tin don denti de mali, pusce il manduli te moti mai, nature ti io mengiura, meglio il zimine sai. Come on.
Fagulton, che ne so.